Va bene, facciamo i controlli e poi ci riaggiorniamo. Perfetto. Grazie. Dottor Sandri, mi scusi, solo una cosa. Per le sessioni di terapia del dottor Fanti avrei bisogno un attimo di rivedere il calendario della prossima settimana. Certo, se c'è un giorno in cui non può alla solita ora, lo spostiamo. Devo veramente parlare di Fanti, ma non volevo crearti problemi. Però Scusa? almeno ci tenevo almeno a ringraziarti. Ringraziarmi per cosa? E per l'altro giorno, a mensa, la cosa dello yogurt. Insomma, volevo dirti che ho apprezzato. Stai parlando di quando ci siamo incontrati a mensa, quando 2 giorni fa, che io ero con una mia collega? Sì, non ti preoccupare, lo capisco. Però per me queste piccole cose sono importanti. Hai stretto il vasetto con la mano piena, l'ho notato. E poi, insomma, hai scelto il mio yogurt preferito e quando l'hai lasciato lì perché io lo prendessi, è stato come ricevere una carezza. Barbara, io credo ci sia stato un equivoco. Cioè, fammi capire, cosa hai pensato esattamente quando ci siamo incontrati? No, nessun equivoco, lo so che non puoi fare molto di più adesso, ma quando andrò a mensa, anche se non ci incontriamo, io saprò che tu avrai toccato tutti i vasetti di yogurt e cereali. E io farò altrettanto. Grazie, dottor Sandri, lei è sempre così disponibile, le auguro una buona giornata.